All'Università di Foggia sono professore di studi organizzativi, mi occupo quindi di organizzazioni sociali, siano esse pubbliche o private, che possono essere osservate nella loro prospettiva strutturale, funzionale e processuale. L'organizzazione è sempre esistita in una forma o nell'altra. Quando l'uomo ha cominciato a sviluppare una prima attività di diciamo collettiva, magari per migliorare la propria probabilità di sopravvivenza o la qualità della vita, bene, proprio in quel momento è nata la prima base di organizzazione sociale con i processi e le relazioni interpersonali. Nell'ambito degli studi organizzativi qui all'Università degli Studi di Foggia focalizziamo la nostra attenzione sui temi classici del settore scientifico disciplinare. Un grande tema è quello delle problematiche di analisi, progettazione, realizzazione e conduzione degli assetti e del comportamento organizzativo di aziende di qualunque tipo esse siano, pubbliche, private, profit, no profit, industria, servizi, professioni, aziende che operano sotto il vincolo di efficienza ed efficacia. Un altro grande tema è quello delle forme organizzative che favoriscono l'innovazione, l'organizzazione del lavoro e dei processi per la produzione di beni e servizi, con particolare riferimento al management dei progetti nei contesti complessi. Un terzo tema è quello delle strutture organizzative, dei sistemi di governance, delle forme di coordinamento e controllo, dei sistemi operativi, degli stili di direzione, della cultura aziendale, delle reti interne ed esterne. Infine, un altro tema è quello dei ruoli e compiti degli individui e dei gruppi di lavoro e l'impatto delle tecnologie sulla organizzazione e i comportamenti. Tutti questi argomenti riconducono al tema degli studi organizzativi. Conoscere le organizzazioni, comprenderne le dinamiche di funzionamento può essere quindi una chiave importante per il posizionamento e il riconoscimento della professionalità nel mercato del lavoro. Scegli l'Università degli Studi di Foggia come partner per accompagnarti nel percorso di formazione ed interpretazione del tuo ruolo responsabile di attore sociale nelle più ampie ed alte forme di collettività in cui potrà essere espresso.